Ciao ragazzi, benvenuti qua sulle Fintech con un nuovo video. Oggi facciamo la recensione dell'attesissimo Galaxy A52, il nuovo medio gamma della serie A di Samsung, che negli ultimi 2 anni ha fatto veramente un successone. Quindi ragazzi, rimanete con me dopo la sigla. Bene ragazzi, prima di iniziare vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che escono, attivando la campanella, poi ovviamente vi arriverà anche l'email e il pop-up per non perdervi nessun video delle recensioni o dei video che poi vedrete sul canale di Life and Tech. E andando a parlare di questo Galaxy A52 ho avuto modo di riflettere molto. Devo dire che ci sono degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. Certe cose mi hanno fatto impazzire, certe cose invece mi hanno fatto molto molto arrabbiare. Tutto sommato, in linea generale, il telefono risulta molto equilibrato, nel senso che le piccolezze o comunque quello che andremo a vedere, le note che stonano un pochino, sono passabili per qualcuno, per me no, dipende appunto dalle vostre esigenze. Comunque, queste sono le colorazioni: azzurro, viola, abbiamo bianco e nero. Io ovviamente per il Galaxy A52 ho voluto prendere la versione azzurra, perché poi la 72 invece, che uscirà tra poco nella recensione, l'ho preso in versione viola, e quello lo vedete qui vicino a me. E ho voluto appunto vedere queste due colorazioni con un backcover in plastica che al tatto fa proprio un bel rumore. E la struttura, ragazzi, è solida, la classica struttura di Samsung, un bel telefono solido, senza scricchioli, frame in plastica, però abbastanza pesante. Sono 189 grammi, non sono pochi, le dimensioni abbastanza importanti, dipende da chi andrà a comprare effettivamente questo telefono. Comunque più piccolo della 72 di 0,2 pollici, perché abbiamo un Super AMOLED bellissimo da 6,5 pollici, 1080x2400 pixel. La dimensione sono 159,9 mm per la lunghezza, che vanno a 75,1 per la larghezza, per uno spessore identico alla 72 di 8,4. Quindi diciamo che le differenze di grandezza sono abbastanza minime. Cambia giusto giusto forse la dimensione e lunghezza, per il resto sono molto simili. Per quanto riguarda invece il cuore di questo telefono, abbiamo uno Snapdragon 720G. G sta per gaming, ovvero questo telefono funziona molto bene per andare a giocare con applicazioni, soprattutto in 3D, senza scaldare minimamente. Io devo dire la verità, sia stressandolo molto, non ho notato questo problema. Questo è anche una prerogativa dei Snapdragon contro gli Exynos, che non ho mai notato, soprattutto sullo Snapdragon, ma sull'Exynos veramente tanto, soprattutto sulla generazione precedente, non della serie A, ma dei top di gamma. Quindi devo dire la verità, sono felice che Samsung abbia capito e finalmente stia iniziando a mettere gli Snapdragon sui suoi cellulari. Nel caso in cui voi foste invece interessati al 5G, c'è la versione appunto disponibile con lo Snapdragon 750G, che integra appunto il modulo 5G per la velocità in connessione internet. Per quanto riguarda invece il display, un 90 Hz, abbiamo detto che nel 5G cambia e arriviamo invece a 120 Hz di frame rate. Diciamo che la differenza sostanziale non si vede nell'utilizzo, devo dire la verità. La reazione del 90 Hz è veramente del tutto quasi simile al 120. Diciamo che sono veramente delle piccolezze, e se voi andate a acquistare il 5G solo per quel motivo, sappiate che state buttando i soldi. Almeno questo è il mio parere, poi ognuno la pensa come vuole. Abbiamo un processore appunto di 8 nanometri, 8 core, 6 GB di RAM a bordo, 128 GB di ROM di memoria interna, che si possono espandere, perché infatti se noi andiamo ad aprire la nostra confezione, prendiamo il nostro PIN, possiamo mettere o due SIM all'interno oppure la nostra SIM principale più una micro SD per espandere la memoria. Questo è a vostro gusto e utilizzo. All'interno della confezione invece abbiamo il caricabatterie con l'uscita di tipo A, USB e USB di tipo C,
che purtroppo è super fast, ma un fast un po' lento, perché sono 15 watt contro i 25 watt, come potete vedere ce l'ho qua tra le mie mani, del caricatore che troviamo sull'A72, che ci fanno appunto raggiungere una velocità molto più elevata. Diciamo che con questo caricatore che abbiamo sulla 72 possiamo utilizzarlo sulla 52 e caricare tranquillamente il nostro dispositivo in più o meno un pochino più di un'ora, da 0 a 100, diciamo 50% in meno di 30 minuti, mentre con questo ci estendiamo diciamo un po' al un'ora e mezzo, due ore tranquillamente. La cosa che mi fa strano è che hanno voluto risparmiare un pochino su quello e integrarlo solo sulla 72, che costa un pochino di più, ma d'altra parte le cuffie non le troviamo da nessuna parte, né sulla 52 e né sulla 72. Perché vi parlo di cuffie? Perché ancora una volta i produttori si ostinano a inserire il jack da 3,5 pur non inserendo le cuffie in confezione. E la mia domanda è: bene, inseriamo il jack da 3,5, ma perché inseriamo una cosa che nei top di gamma non lo volete più mettere e in realtà è una cosa che potrebbe essere molto utile, ma non mi date le cuffie in confezione? Questa è una cosa che io non capirò mai. Per il resto ce l'abbiamo disponibile, quindi se avete delle cuffie a casa la potete utilizzare, e sappiate che potete anche utilizzare le True Wireless, le Galaxy Buds tranquillamente, quindi avete una grande scelta per quanto riguarda l'utilizzo degli auricolari. USB-C tipo C, abbiamo detto, microfono primario sotto, sopra la soppressione del rumore col secondo microfono, speaker stereo finalmente, quindi capsula auricolare funziona da speaker stereo insieme alla griglia in basso, quindi quando noi andiamo a utilizzarlo andiamo a coprire magari una parte col palmo quando andiamo a giocare, l'altra parte si sentirà molto meglio e non andiamo ad ovattare il nostro suono. Abbiamo un O-Display, quindi abbiamo una fotocamera selfie all'interno, e adesso vi parlerò del comparto fotografico. Qua abbiamo un pulsantiera classica più o meno e spegnimento, e se andiamo a tenere premuto attiviamo anche Bixby, ovvero l'assistente personale di Samsung, concorrenza ovviamente di Siri e Google Assistant. Sul lato invece sinistro non abbiamo nulla. Sul lato appunto back cover del nostro telefono abbiamo il comparto multimediale. Infatti le fotocamere sono un po' diverse tra loro, certe sono uguali, certe invece sono completamente diverse. Abbiamo la fotocamera da 64 megapixel che è la principale, uguale per tutte e due, f1.8, stabilizzata otticamente. Abbiamo l'ultra wide 12 megapixel con focale 2.2, anch'esse su tutti e due i device. Abbiamo la macro 5 megapixel che troviamo in tutte e due, ma la differenza sostanziale è che sul A72 abbiamo lo zoom ottico a 3x, mentre su la 52 abbiamo una depth camera che a mio parere è praticamente inutilizzabile. Io non ci capisco nulla sul fatto che Samsung abbia implementato questa depth camera, perché secondo me non ha assolutamente senso inserirla, perché il software potrebbe tranquillamente utilizzare l'effetto bokeh senza nessun tipo di problema, magari una volta. Adesso il software funziona talmente bene che avere un hardware di così scarsa qualità, secondo me, potremmo anche evitare. Molto meglio uno zoom ottico 3x. Ma la cosa che più mi ha fatto imbestialire sono le limitazioni software, perché se noi andiamo sul comparto fotografico della 52, innanzitutto lo zoom si può fare fino a 10x, quando con lo stesso sensore possiamo arrivare a 30x sulla 72. Ma la cosa che veramente fa imbestialire è la modalità video, perché infatti andando su modalità video abbiamo purtroppo solamente la funzionalità a 30 frame anche in 4K, ma non abbiamo il Full HD in 60 frame, cosa che abbiamo invece sulla 72. Questo è una limitazione ovviamente palesemente software che ha voluto mettere Samsung, e secondo me ha rovinato e abbassato il punteggio di questo telefono, perché il Full HD a 60 frame ormai ce l'hanno diciamo tutti medio gamma, e non implementarlo su un telefono che costa quasi 400 euro o comunque va a costare molto di più nella versione 5G e molto similmente al prezzo della 72, lo rende un bel handicap. Io che faccio molti video, soprattutto a 60 frame, questo è secondo me una cosa
da dare molto fastidio, secondo me potevano evitare. Per il resto, ragazzi, il sensore e il software funzionano in maniera un po' diversa rispetto alla 72. Ho notato delle differenze sia a livello di luminosità del sensore, sia nel nell'elaborazione dell'immagine, dei colori e dei rumori che troviamo nelle due foto fatte con entrambi i dispositivi, e la 52 risulta leggermente peggiore. Non lo so se l'hanno voluto fare loro a livello software o semplicemente il sensore è leggermente diverso, anche se mi sembra strano perché dovrebbe teoricamente essere il medesimo sensore. Per il resto, ragazzi, queste sono una carrellata di foto che vi volevo far vedere che ho fatto. Abbiamo la foto in fotocamera principale, abbiamo l'ultra wide, bella la saturazione, ovviamente vedendolo così è molto bello, ma se voi andate a vedere la recensione che uscirà tra poco della 72 noterete proprio questo dislivello tra i due telefoni pur avendo lo stesso hardware. Lo zoom 10x neanche a parlarne, sulla 72 invece è ancora accettabile, non in condizioni di scarsa luminosità, che quello vabbè ovviamente è una cosa che diciamo accomuna tutti i telefoni con lo zoom digitale. Abbiamo poi delle foto scattate in fase tramonto, quindi con diverse condizioni di luce, sempre con lo zoom, e poi crepuscolo con ovviamente una delle foto notturne che sono anch'esse molto luminose, pur essendo in un ambiente che veniva illuminato soltanto dai lampioni. Ovviamente, come ho detto prima, lo zoom 10x digitale va a sgranare e a creare molto rumore nell'immagine, quasi inutilizzabile, ma ovviamente adesso andrete a vedere il video a 30 frame in 4K, molto bellino, si vede bene anche di notte, ma purtroppo questa cosa del 60 frame proprio non mi va giù. Questa invece è la fotocamera macro, che qualitativamente è molto buona, anche se fare delle foto macro in condizioni di notturna è veramente molto difficile, molto più semplice ovviamente di giorno, però devo dire che si ottengono dei discreti risultati comunque. Questa ad esempio è fatta di notte, questa foto, quindi potete vedere che non è niente male. Poi abbiamo fatto foto con la fotocamera da 32 megapixel che abbiamo davanti, f2.2, una fotocamera che permette appunto di fare i 4K a 30 frame come la fotocamera sul retro, e dei selfie niente male, anche condizioni di scarsa luminosità abbiamo comunque dei selfie molto buoni. Poi soprattutto abbiamo la funzione per aumentare l'espansione dell'immagine un pochino rispetto al selfie normale, quindi devo dire che su quel punto di vista il selfie si può fare tranquillamente, registrare video, ma soprattutto per le videochiamate e per le stories di Instagram non avrete nessun tipo di problema a scattare e avere un elemento di qualità quando andate poi ad utilizzarlo. Per il resto, ragazzi, è un telefono, come ho detto, che ha dei pro e dei contro. Un telefono che costa 379 euro su Amazon, lo trovate il link qua sotto in descrizione, in modalità 4G oppure 5G a 4,59. Se volete spendere un pochino di più, ovviamente spendendo 100 euro in più avrete la 72 e sicuramente avrete qualcosina di più che vi posso offrire rispetto a questo A52. Ciò non toglie che è un bellissimo telefono, ha un bellissimo display, anzi la densità dei pixel è addirittura maggiore rispetto alla 72 perché abbiamo comunque la stessa risoluzione. Quindi devo dire, ragazzi, se vi serve un telefono medio gamma Samsung che abbia tutte le ultime chicche, l'ultimo user interface, l'ultima UI e ovviamente che vi possa aiutare nell'utilizzo di tutti i giorni scattando foto, magari video no, però utilizzandolo praticamente per qualsiasi cosa, anche per gioco, soprattutto in realtà per giocare, perché è quello che gli riesce meglio, devo dire che è una bella alternativa. Se ovviamente vi piacciono i telefoni un pochino più grandi e multimedialmente utilizzate di più il vostro telefono, andate forse
sulla 72, almeno a me è piaciuto un pochino di più. Poi vabbè, sono gusti ragazzi, sta a voi capire cosa vi interessa, quali sono le caratteristiche che a voi cambiano e fanno la differenza rispetto a un altro telefono, e ovviamente le ultime valutazioni spettano a voi. Bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro e diretto, diciamo che quello che è il mio consiglio è appunto un consiglio che deriva dall'utilizzo dei dispositivi e non da quello che mi dicono gli altri, quindi diciamo che cerco di dare il consiglio più personale possibile, ovviamente ognuno la pensa come vuole, questo è il mio pensiero, quindi siete liberi di pensare diversamente, magari scrivere nei commenti non è vero, la 52 è molto meglio, fate quello che volete. Comunque lasciatemi un commento qua sotto, così ne discutiamo insieme, vi fate sapere invece cosa ne pensate voi di questo Galaxy A52, se l'avete comprato, se lo state comprando o se avete in mente appunto di comprarlo. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, attivate la campanella, rimanete sempre aggiornati su tutte le stories di Instagram e Facebook che pubblicherò con i video che usciranno. Ovviamente la recensione della 72 arriverà tra pochi giorni, ve lo caricherò giusto dopo una settimana di utilizzo, a una settimana un poco più diciamo che ho fatto con questo A72. E noi ci rivediamo sempre qua su FNTech con un nuovo video, recensione, live, unboxing, insomma ragazzi, ormai mi conoscete, ci vediamo alla prossima, ciao!